Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi, come potete vedere, sono qui in veste di Ursula della Sirenetta e questa è una delle mie favole preferite da quando ero bambina, e come gran parte delle favole Disney. E, non so se tutti sanno che la favola della Disney è stata tratta dalla favola La Sirenetta di Hans Andersen, che era appunto una favola per bambini in cui però la strega del mare non aveva nessuna descrizione fisica. Quindi gli autori della Disney e i disegnatori si sono presi la libertà di raffigurarla come meglio pensavano e si sono ispirati alla drag queen americana di grande successo negli anni 60 e 70 dal nome Divine, a cui poi si anche ispira Platinette in Italia. E infatti, se cercate su Google, potete vedere l'incredibile somiglianza tra proprio Ursula Platinette e anche Divine. Io spero che il video vi piaccia. Ci sono molti dettagli che non so se riuscirete a notare: c'è la conchiglia dipinta a mano, un sacco di glitter sul corpo e sul viso, ciglia finte. Ho utilizzato un mix di prodotti, sia da body painting che in crema. È un trucco divertente da realizzare per questo carnevale o anche per Halloween. Iniziamo colorando i capelli con lo spray per capelli Yo Color nel colore bianco. È una lacca spray, quindi li andrà anche a fissare, applicata in diversi strati per raggiungere il colore desiderato. Adesso vado a mascherare le sopracciglia con della colla Pritt Stick e sto applicando un colore preso dalla palette Supra di Crayolan. Ho mischiato questo blu, rosso e un po' di bianco per ottenere questa specie di indaco grigio. Dopo averlo mischiato per bene sulla palette con l'aiuto di una spatola, vado ad applicare il colore sul viso, facendo bene attenzione a ricoprire l'attaccatura della fronte. Lo vado a tamponare sulle sopracciglia, lo porto anche sul collo e faccio bene attenzione anche ad applicare il colore sulle orecchie. Applicatelo anche in più strati, così da coprire bene tutte le parti in cui potete ancora vedere la pelle apparire. E io sto applicando il prodotto con un pennello duo fibre che mi facilita la sfumatura in 130 della MAC. Adesso vado a creare un po' di contouring con un prodotto da body painting nel colore viola, è sempre un acquerello della Crayolan e l'avrei dovuto fare con dei prodotti in crema, ma non avendo questo colore in crema ho utilizzato dell'acquerello. Quindi dopo averlo applicato con il pennello lo vado a sfumare con una spugna. Mi riferisco sempre all'immagine di Ursula che ho davanti e quindi vado a ricreare questo contouring seguendo i suoi tratti, ai lati della fronte, ai bordi del naso, vado ad applicarne un po' anche nell'angolatura degli occhi, sul mento per rendere questo mento super rotondo perché Ursula appunto è un polipo obeso, vado anche ad arrotondare le guance a rendere più rotonde e pienotte, quindi sia nella parte a fianco al naso e la parte che tocca le orecchie. Adesso vado ad applicare questo colore bianco perla della Crayolan che si chiama Interference, è sempre un supra color per dare luce. Lo applico al centro della fronte, al centro del naso, sulla parte alta delle guance e al centro del mento. Dopo aver applicato tutti questi prodotti in crema sul viso, li vado a fissare con la cipria trasparente della Ben Nye. Adesso con una matita marrone sto ritracciando le sopracciglia di Ursula e le vado a ricalcare con un pennello molto sottile d'eyeliner e con un prodotto da body painting nero. Io sto usando un prodotto della MAC per body painting. Fate bene attenzione ad usare un pennello di eyeliner sottile. Dopo aver tracciato la forma delle sopracciglia, andiamo a aggiungere il dettaglio all'inizio delle sopracciglia, che sono alquanto arcuate. Con la matita marrone andiamo a delineare un'altra linea al di sopra delle sopracciglia che abbiamo mascherato ed è qui che andremo ad applicare l'ombretto in crema azzurro. Questo è della Make Up For Ever, un acqua color, quindi è resistente all'acqua, sarà un'ottima base per far durare il trucco nonché un ottimo primer. Adesso andiamo ad applicare un ombretto azzurro opaco al di sopra della base fatta con l'ombretto della Make Up For Ever e lo applichiamo in diversi strati per raggiungere l'intensità desiderata. Invece sotto le sopracciglia andiamo ad applicare un lilla.
Adesso vado a tracciare una linea nera che divide le due parti dell'occhio, i due colori. La andiamo a sfumare con un ombretto nero e a ricalcare con del body painting. Ho passato una matita azzurra di sotto degli occhi e adesso sto usando un ombretto viola opaco per andare ad intensificare il contouring che ho fatto in precedenza con i prodotti in crema. E sto usando un pennello della MAC 217, che è un pennello ottimo per realizzare diversi tipi di sfumatura. Vado a ricalcare anche le varie pieghe del collo con l'ombretto viola. Siamo all'eyeliner, sto usando sempre il body painting nero della MAC e il pennello d'eyeliner che ho usato per le sopracciglia. Quindi andiamo a disegnare anche tre ciglia verso l'esterno e la fine dell'occhio verso l'insù per riprodurre quelle che Ursula ha appunto nel cartone. Dopo aver delineato gli occhi con una matita nera all'interno, vado a disegnare anche le ciglia finte al di sotto e applico delle ciglia finte al di sopra degli occhi. Adesso passiamo alle labbra, sto usando una matita rossa della Rimmel. Potete usare anche un rossetto, ma una matita durerà di più. E vado a tracciarne i contorni, li estendo leggermente verso l'esterno per riprodurre una bocca gigante come quella di Ursula, che assomiglia a quella di Joker. Ricalcato i bordi con la matita vino della MAC di una tonalità più scura. Vado a disegnare anche un neo sotto la parte destra del viso e adesso vado a disegnare la conchiglia che Ursula porta al collo, sempre con prodotti per body painting. Come dettaglio aggiungiamo le stelle marine nei capelli e mi esercito a fare delle smorfie da Ursula. E ho deciso di aggiungere dei glitter argentati per riprodurre l'effetto marino, diciamo, di acqua che passa nel mare. E quindi li applico sui punti luce, ossia sulla parte alta delle guance, al centro del mento, sulla fronte e un po' sul décolleté. Questo è il risultato finale. Io la gioia darò a chi vorrà. C'è chi vuole dimagrire o chi soffre per amore con me guarirà. Io la gioia darò a chi vorrà. La pozione tutti vogliono da me, Ursula aiuto, io dico son qua. Come fatto divertente di questo video, e vi voglio far vedere la mia cagnolina che circa 2 settimane fa si è rotta una zampetta e sta guarendo. Si chiama Giselle e le piace molto il trucco. Come aiutanti Ursula aveva i 2 pesci bruttissimi di cui non so, non mi ricordo il nome della specie, e io ho Gisellina come mia aiutante. È una new entry della mia famiglia, in realtà è entrata a far parte della mia famiglia a giugno e adesso ha 8 mesi. E niente, è pelosissima e addolcissima. Vi salutiamo e un bacio a tutti. Ciao! Io spero vi piaccia, come sempre se il video vi è piaciuto, una cosa molto importante che vi chiedo sempre è quella di darmi dei pollici all'insù, di condividere il video sui vostri social media e anche di iscrivervi al canale per aiutarmi a crescere. Grazie per aver guardato e ci vediamo al prossimo video. Un bacio!